Salve a tutti. È arrivato finalmente il momento di fare questo video. Dopo più di un anno di attesa, la Patea Games ha rilasciato la versione 0.9 di Planet Explorers. Questa versione, oltre ad utilizzare Unity 5 come nuovo motore di gioco, ha introdotto un sacco di novità rispetto a quelle che ho descritto nella scorsa recensione. In ogni caso questo sarà solo un video di aggiornamento in quanto il titolo non è stato stravolto, ma ha solo subito parecchie aggiunte. Il link per vedere la scorsa recensione, così come il tutorial del Creation Editor, li trovate in descrizione. Se invece volete consultare un argomento specifico senza sorbirvi tutto il video, ricordo che questa recensione, come tutte quelle sul canale, hanno un indice cliccabile per argomenti sempre in descrizione. In questa versione del gioco ovviamente la campagna è stata ulteriormente sviluppata, ma non la tratterò né in questo video, né proseguendo il gameplay che tempo fa avevo iniziato, in quanto i salvataggi del gioco sono incompatibili fra un aggiornamento e l'altro, quindi non potrei mostrarvela in tempi rapidi. È stata inoltre creata anche una campagna in cooperativa, giocabile in multiplayer, così come un editor di campagne, che consente agli utenti di creare le loro storie custom map. L'editor delle mappe lo vedremo in parte dopo, ma probabilmente su questo argomento molto complesso farò un video dedicato. Un'altra novità subito visibile all'inizio di una partita è il ripristino e l'arricchimento dell'editor dei personaggi che era presente nella versione 0.53. Con questo strumento davvero portentoso, è possibile modellare il proprio protagonista come si desidera, così come generare personaggi random. Ora vediamo il gameplay vero e proprio. Come potete vedere, l'aggiornamento del gioco ad Unity 5 non ha fatto che bene a questo titolo. Ora la grafica è molto più gradevole. In generale le migliorie estetiche e dalle animazioni sono state parecchie. Altre novità riguardano la mappa. Oltre all'aggiunta del bioma foresta pluviale fatta poco prima della versione 0.90, la mappa della modalità avventura è ora cosparsa di insediamenti di NPC e di alieni. Gli NPC trovabili sia nelle città che fuori, oltre a fornire compagni di avventura, queste aggiuntive generate casualmente e cittadini per la propria colonia, alcuni di questi sono in questa versione anche degli shop. Non esiste infatti più lo shop generale della modalità avventura raggiungibile, cliccando sull'icona a forma di busta, o lucchetto come l'avevo chiamata io. Cittadini diversi inoltre forniscono differenti tipi di beni. Sempre parlando di shop, nel gioco la moneta di scambio non è più la carne, ma è una valuta propria. Questo è stato fatto dopo le proteste di alcuni che sostenevano che una società tecnologica non possa usare una moneta primitiva come la carne. Le città generate inoltre posseggono sempre una piccola macchina riparatrice ed una centrale solare. Queste strutture possono riparare e ricaricare solo piccoli oggetti, per strutture di più grandi dimensioni, create magari col Creation Editor, bisogna utilizzare gli impianti della propria colonia. Un'altra novità, introdotta poco prima della serie 0.90, ci porterà ora dritti dritti a casa. Eccoci sulla monortaia. Dopo vedremo come costruirla. Eccoci arrivati alla colonia. Le novità per quanto riguarda questo aspetto del gioco sono forse le più corpose. Avete già visto la monortaia, ora vedremo le altre strutture che sono state aggiunte. Non mi soffermerò ovviamente su quelle già viste nella scorsa recensione, che non sono cambiate. Scusatemi la mia poca abilità artistica, è vero, so fare solo case di fango e merda, ma vi ricordo che tipo di gameplay facevo fino ad un anno fa. Comunque mi fa davvero impressione vedere che è più di un anno che non pubblico video di griffing. Forse dovrei riprendere, almeno ogni tanto. Le prime novità riguardano le strutture mediche. In questa nuova versione del gioco, sia tu che i tuoi cittadini vi potete ammalare, e sono state introdotte un sacco di nuove medicine nel menu di crafting per curare i più svariati malanni, così come per l'appunto le strutture sanitarie. Nella stanza di prima in particolare ci sono le due strutture per diagnosticare e curare i malanni, con due dottori fra i miei cittadini in servizio. Questa invece è la tenda per la quarantena.
L'incubatore consente di destinare parte dei tuoi cittadini alla coltivazione delle piante del gioco. I dettagli sul Farming in Planet Explorers li trovate nella scorsa recensione, quindi non li ripeterò. Coltivare cibo serve anche in questo gioco per nutrire i propri cittadini. Per usare l'incubatore è sufficiente piazzarlo entro il campo di forza della colonia e spruzzare del fertilizzante nel terreno tutto attorno. Oltre a questo, la struttura necessita di energia elettrica fornita da una centrale, di acqua e di pesticidi. Questi ultimi beni andranno posizionati negli appositi slot, assieme ai semi. La macchina riciclante, che non funzionava nella versione trattata nella scorsa recensione, consente di ottenere materie prime riciclando gli oggetti. Se riciclerete un oggetto creato col Creation Editor, come questo piccolo robot merdoso che avevo creato prima di girare il video, vi restituirà i suoi costituenti. Il processo impiega alcuni minuti. I robot volanti sono alcuni dei nuovi oggetti creabili con l'editor. Dopo li vedremo in dettaglio. Anche questa struttura ovviamente necessita di energia elettrica, come tutti gli impianti della colonia. L'avamposto commerciale che ho appena usato consente invece di scambiare oggetti coi mercanti. L'impianto di processamento consente di mandare dei propri cittadini a procacciare risorse in giro per la mappa. Manderà anche a cercare risorse autonomamente senza il vostro intervento nel caso queste fossero richieste da un'altra struttura della vostra colonia. Dalla schermata principale della colonia, raggiungibile sia cliccando in qualunque edificio, sia dal menu di gioco, è possibile vedere la situazione di ogni vostro cittadino ed anche assegnargli un lavoro. La fabbrica consente di craftare oggetti per la colonia. Voi vi chiederete, ma a che serve una struttura simile se c'è già il menu di crafting del giocatore? Serve essenzialmente a due cose. La prima è per craftare alcuni oggetti che solo qui possono essere creati, come ad esempio i pezzi della monortaia. La seconda è automatizzare le procedure di crafting in risposta agli altri bisogni della colonia. La fabbrica infatti è in grado di recuperare beni dai magazzini per convertirli in cibi, medicine, prodotti per l'agricoltura ed ogni altra cosa utile. In pratica questa struttura fa la stessa cosa del fabbro della mod Mine Colonies per Minecraft, che avevo trattato qualche video fa. L'edificio a cui sono passato ora invece è il centro di addestramento. Da questa struttura un cittadino può insegnare nuove abilità ad un altro o fargli migliorare quelle che già possiede. Sia maestro che apprendista prima di iniziare la procedura vanno allocati come trainer nel menu dei lavoratori. Una volta fatto ciò, si sceglie chi è il maestro e chi è l'allievo. Fatto questo si decide cosa si vuol far imparare all'allievo e si preme il tasto Start. Quando i due NPC raggiungeranno la struttura il processo inizierà. Impiegherà alcuni minuti per venire concluso. Abilità nuove consentono ai coloni di lavorare in maniera più efficiente in settori specifici. La gestione della colonia in Planet Explorers dà quindi al gioco una grossa componente gestionale, ampliandone ancora la grandezza e la longevità. Fra l'altro con questa caratteristica i dev hanno implementato molto bene quello che i modder di Mine Colonies vogliono fare su Minecraft. Mod che non ho mai nascosto amo particolarmente, così come amo i gestionali in generale. Unica pecca di tutto questo è un bug che molto spesso trasforma i contadini in scansafatiche che vagabondano per il villaggio invece che lavorare. È bene ancora ricordare che i contadini, dal menu del lavoro, devono essere assegnati a piantare, mantenere o raccogliere le piante. Questo bug, associato al fatto che il cibo è indispensabile per far lavorare i coloni, è quindi abbastanza fastidioso. Altri bug evidenti non ancora fixati sono l'erba che cresce sui pavimenti nelle città generate, un'intelligenza artificiale dei personaggi non sempre ottimale, ma soprattutto la cattiva gestione dei suoni, ed in particolar modo della colonna sonora. Infatti, oltre ancora alla mancanza di effetti sonori per alcuni oggetti nuovi, una cosa particolarmente fastidiosa è l'assenza di musica di sottofondo nei biomi che non sono la pianura ed il bosco. La musica in questo video infatti nel gioco non c'è nel bioma Redstone in cui ho la colonia. L'ho aggiunta io nel montaggio. Sicuramente questa rimozione è stata fatta nell'attesa di dare a questi biomi una musica propria, ma sono poi cazzate come queste apparenti noncuranze a non far apprezzare questo titolo come dovrebbe. Mettiamola quindi sta cazzo di musica.
Purtroppo questo titolo, dopo l'anno intero, senza aggiornamenti che è stato necessario per aggiornare questo gioco enorme ad Unity 5, e a causa di alcune, anche necessarie, politiche di sviluppo, come l'incompatibilità dei salvataggi fra un aggiornamento e l'altro, ma anche meno necessarie come la cattiva gestione del sonoro, è stato ingiustamente etichettato come gioco morto, se non come frode. Allo stato attuale c'è almeno un aggiornamento che esce ogni mese, quindi non si può di certo dire che gli sviluppatori siano dei ladri, come invece vedo leggere in molte recensioni negative su Steam. È vero, il gioco ha ancora molti bug, ma è davvero enorme. Quindi mi stupirei del contrario. Un altro problema che si allaccia a questo, purtroppo proprio di questo titolo, è la carenza di nuove creazioni per il Creation Editor. A causa della perdita di utenza ed interesse, infatti gli artisti in molti casi si sono allontanati dal gioco. Ed inoltre il vecchio sito, esterno alla platea, che ostava molte ISO, ormai non esiste più. Per fortuna ce ne sono molte nello Steam Workshop, che vedremo dopo come raggiungere, ed un nuovo sito apposta è stato aperto. Lo trovate in descrizione ed in sovraimpressione ora. Altro problema delle ISO vecchie è che alcune, come le armi da fuoco a quattro canne, non sono compatibili con l'attuale versione del gioco. Spero con questo video, almeno in Italia, di ravvivare l'interesse per questo titolo, ed invito anche voi giocatori a farlo conoscere condividendo il video stesso su YouTube o comunque parlandone, perché è un vero peccato che questo titolo muoia. La mancanza di ISO ovviamente si sente soprattutto per tutte le cose nuove aggiunte recentemente al gioco, come i robot. Ora vediamo il resto delle aggiunte. Sono con il mio robot a caccia armato di fucile. Fucile, come in tutti gli sparatutto, è un'arma a corto raggio, ma da vicino fa molto male. Aggiunta importante che è stata fatta alle armi da fuoco a proiettile è il fatto che ora devono essere caricate dopo aver sparato un certo numero di proiettili. Oltre al fucile è stato aggiunto anche il fucile di precisione, che al momento però non ha suoni nemmeno un mirino. È di fatto solo un'arma a lunga gittata che non ha molto senso mostrare ora. Tutte queste armi da fuoco sono ovviamente creabili anche dall'editor come lo si desidera, con un sacco di nuove impugnature e canne aggiunte. Anche l'interfaccia di gioco è stata pesantemente modificata, abbellita e semplificata. Il menu di crafting ora è ad esempio di più semplice utilizzo, in quanto è possibile craftare facilmente i componenti di un oggetto semplicemente cliccandoci sopra per aprirne il relativo menu. Per attivare la freccia del mouse, ora disattivata di default, ad esempio per raccogliere gli oggetti o per accedere ai menu, bisogna premere Tab. Usando il tasto destro del mouse si interagisce con gli oggetti a contatto diretto col personaggio senza utilizzare la freccia. La pompa per l'acqua portatile è un altro oggetto nuovo che consente di raccogliere acqua e sale più velocemente che usando il semplice secchio. La trivella, consumando energia dalle proprie batterie, consente di scavare molto rapidamente. Non restituisce però i blocchi scavati, questo credo sia un bug. Il fucile ad onde d'urto è un'altra nuova arma aggiunta al gioco. La motosega permette, consumando energia, di abbattere velocemente gli alberi. Non è in grado di ferire i nemici. La maschera da sub permette di stare più a lungo sott'acqua. Va equipaggiata dal menu del personaggio e ne esistono una versione maschile ed una femminile. Si può utilizzare solo la versione corrispondente al sesso del personaggio. Ora vediamo gli oggetti nuovi creabili con l'editor. Il gioco consente adesso di creare come già detto alcune nuove armi da fuoco, fra cui lo shotgun. Non spiegherò ora come creare queste armi in quanto si creano allo stesso modo delle altre armi da fuoco spiegate nello scorso tutorial dell'editor. Lo stesso discorso vale per le asce, che si creano allo stesso modo delle spade, utilizzando solo un'impugnatura differente. Una delle più attese novità di questa versione erano le armature personalizzate. Crearle non è difficile. È sufficiente scegliere nel menu dove di solito ci sono i componenti di armi e veicoli la parte del corpo che si vuole rivestire con l'armatura e piazzarci intorno al materiale con la foggia che si desidera. Per alcune parti del corpo la base è unica, ma è possibile costruire su zone differenti cliccando nel pannello a destra.
Nel pannello a destra si deve anche scegliere il sesso a cui è adatto il pezzo di armatura. Per costruire un robot servono obbligatoriamente un'unità di intelligenza artificiale ed un'apposita batteria. Ovviamente è necessario anche mettergli delle armi per renderlo utile. I robot allo stato attuale sono solo delle macchine volanti, ma sul forum del gioco si sta già pensando a produrne delle variabili terrestri, magari munite di gambe. Io che non sono un artista al massimo so creare questo, ma guardate cosa può fare uno davvero bravo. Questo screen è stato postato dalla platea quando ha annunciato la novità delle armature. Peccato che artisti al lavoro su queste non ce ne siano stati tanti per i motivi detti prima. Le torrette automatiche personalizzate sono state introdotte solo nell'ultima versione, di conseguenza non si trovano ancora delle loro ISO. Fabbricarle è comunque molto semplice, basta prendere un tipo di torretta dal menu delle parti e disegnarci attorno quello che si vuole. Per quanto riguarda il multiplayer, oltre ai server privati che sono per lo più protetti da password, la platea ha creato anche dei server pubblici ufficiali. Il vantaggio di questi server è che non laggano visto che hanno un'ottima banda, al contrario di quelli domestici, ma sono ovviamente vulnerabilissimi al griefing, e perciò poco utilizzati. Per lo stesso motivo non c'è neanche nulla da distruggere. Sto comunque contattando un gruppo di giocatori per provare il loro server privato e farvi vedere com'è il multiplayer vero. Un'altra cosa che potrei fare potrebbe essere anche iniziare io una partita nel server pubblico in survival per attirare giocatori. Si sente inoltre la mancanza di un server pubblico in modalità creativa e quello della campagna in cooperativa a me non funziona. Vi aggiornerò comunque a riguardo quando riuscirò a fare qualcosa. Altra cosa che potete fare da questa schermata è accedere al workshop di Steam per scaricare le ISO pubblicate dai giocatori. Il sistema ha poi pure uno shop dove è possibile comprare coi punti esperienza del gioco guadagnati in multiplayer degli oggetti e dei potenziamenti. La platea mi ha garantito comunque che il gioco non avrà mai uno shop con soldi veri. Vediamo ora come costruire una linea di monorotaia. Per prima cosa, dalla fabbrica della colonia, create almeno due terminal, un vagone di treno, giunti e stazioni intermedie della linea per quante ne servono. Iniziate quindi piazzando a terra il primo terminal. Non preoccupatevi del suo orientamento, si orienterà poi lui in automatico dopo. Prendete quindi dall'inventario il primo giunto e trascinatelo nella direzione desiderata. I giunti hanno un raggio massimo di 80 metri e devono essere messi per forza in sequenza. Se ne togliete uno dal mezzo della linea questa si interromperà in quel punto. Ovviamente i giunti devono essere connessi fra loro in linea d'aria. Per superare questo dislivello quindi ne ho dovuto mettere uno vicinissimo al terminal. Le stazioni intermedie della linea si posizionano esattamente come i giunti. Anche queste si orienteranno in automatico a seconda di come la linea si sviluppa. Per finire la linea posizioniamo quindi l'ultimo terminal. Per far funzionare la nuova linea andate quindi nel menu del telefono, sottovoce Monorail e, dalla mappa che vi appare, selezionate la linea appena creata. Cliccate quindi sul tasto Start associato alla linea e trascinate il treno dal vostro inventario al piccolo slot della schermata del telefono adibito a ciò. Nel farlo, fate attenzione che entrambe le finestre, inventario e telefono, siano in primo piano, o la cosa non funzionerà. In questa versione del gioco, per accedere alla visuale in prima persona bisogna premere F5 e non semplicemente usare la rotellina del mouse come prima. Questa impostazione permette quindi, come vedete, di trasformare il gioco anche in un FPS con armi da fuoco personalizzate. Al momento in questa modalità le armi bianche sono le uniche che si vedono veramente male. In ogni caso non vedo l'ora che esca il gioco definitivo. In un solo gioco avremo un FPS, un gioco di guida, un gestionale ed un sandbox. Un ibrido davvero vastissimo ed unico, il tutto con armi e veicoli personalizzati all'estremo. Se poi penso a come sarebbe il multiplayer, mi viene solo l'acquolina in bocca. Sempre dal telefono è possibile accedere alla schermata di diplomazia, che consente di vedere le relazioni che abbiamo con le due razze aliene del pianeta. Questa schermata in modalità avventura è inutile, ma serve per andare avanti nella campagna. Ora comunque non vi spoilerò nulla. Andiamo invece a vedere un accampamento alieno.
sembra non ci sia nessuno. Le ultime parole famose. Eccovi un alieno senziente. Tanto per non farci mancare nulla, in questo gioco non poteva mancare una componente RPG per la modalità avventura. Per attivarla basta spuntare l'apposita opzione prima di iniziare una partita. Con questa opzione attiva, in teoria, per poter craftare i vari oggetti del gioco dovrebbe essere necessario utilizzare i punti esperienza nell'apposito menu, proprio come in un RPG. Il problema è che questa modalità, almeno a me, risulta buggata e non funziona a nulla, nemmeno dopo aver acquisito le abilità giuste. Questa modalità, l'unica che ritengo essere fatta davvero male, è stata però caldamente voluta dai nerdoni di questo gioco a cui piace tanto perdere tempo ad accumulare esperienza con azioni ripetute come scavare, raccogliere o ammazzare nemici. Per fortuna è disabilitata di default. L'ultima cosa che vediamo ora prima di concludere questo lungo video è qualche cenno sull'editor delle mappe. Una trattazione dettagliata di questo editor e di quello delle campagne sarà forse demandata ad un prossimo video specifico per l'argomento. Per creare una nuova mappa è sufficiente andare su File e poi su Nuovo progetto. Qui bisogna quindi specificare se scegliere un terreno di partenza piatto oppure generarlo casualmente con l'armore di Perlin, un algoritmo spesso usato per questo scopo. Dal menu principale dell'editor è poi possibile creare altre porzioni di terreno dalle forme più varie e fatte del materiale che si desidera. Si può accedere a questo editor dalla finestra che si apre aprendo il gioco, cliccando su World Editor invece che su Start Game. Coi tasti nel menu in alto a destra è possibile anche aggiungere alla mappa dei vegetali, animali, costruzioni o anche i protagonisti della campagna del gioco. Rimandando ad un prossimo video una trattazione più completa di questo aspetto del titolo, e con la raccomandazione di cercare, se il gioco vi piace, di farlo conoscere il più possibile, vi do il solito arrivederci alla prossima. Sono curioso di vedere se questo video farà altrettante visualizzazioni dei precedenti dedicati a questo gioco, oppure se YouTube si confermerà la solita mandria di pecore.